Ragazzi, eccoci qui con un'altra carriera del nostro Lecce, ragazzi. Oggi bel inizio. Allora, vi avevo fatto la proposta dell'attaccante, ragazzi. Voi come attaccante mi avete consigliato un bel po' di giocatori. Grazie veramente per i consigli che mi avete scritto. E adesso cercheremo di prenderne due su tre. Allora, mi avete consigliato Pinamonti dell'Inter, se ancora l'Inter sì, quindi potremo andare a vedere se riusciamo a prenderlo. Poi mi avete consigliato Favilli, che mi avete detto che è un altro giocatore buono, quindi penso che la coppia d'attacco, se riusciamo, sarà Favilli Pinamonti. E poi vabbè, mi avete proposto Piontek, però Piontek sicuramente non arriverà mai a Lecce. Allora, i soldi abbiamo 2 milioni e 7, non so se riusciamo a prenderli entrambi, quindi ci conviene avanzare un po' e vedere se riusciamo a vendere qualche giocatore dei nostri prima di fare il doppio colpo. La Mantia è infortunato, quindi ora come ora abbiamo solo Ken, dopo che abbiamo venduto Arp. Siamo riusciti a prendere anche Sandro Tonali dal Brescia per rinforzare il centrocampo. Diamo un'occhiatina e vediamo che ci sono arrivate un po' di offerte. Allora, pagata la clausola per Fiamozzi, ottimo, 1.900.000. Offerta per Ken, che ovviamente non andiamo a vendere perché Ken ci serve. E Dubicas venduto. E bel lavoro con il nostro settore giovanile. Ci ringrazia la dirigenza del Lecce. Finalmente ci ringrazia per una volta. Non ci ha mai ringraziato, però questa volta ci ringrazia. Allora, io direi di iniziare ad andare a puntare il nostro Pinamonti, ragazzi, che sarà il nostro primo colpo dei due colpi che voglio fare in attacco, appunto con Favilli. Abbiamo 2.800.000, non so se riusciamo. Io proverei a scambiare, a dare qualche, magari qualche giocatore un po' scarsetto, tipo appunto Giuseppe Conti, però 2.400.000 è un po' troppo. Io proverei ad abbassarla a 2 milioni. Almeno riusciamo a fare anche il contratto. Vediamo se 2 milioni va bene. 2 milioni più il 4% di clausola va più che bene, visto che tanto Pinamonti non lo vendiamo per ora. Andiamo subito a trattare con Pinamonti, ragazzi, il primo rinforzo che mi avete suggerito in tantissimi. Vediamo se riusciamo a portarlo a Lecce. Allora, io direi una bella promessa. Lui vuole ruolo importante, va bene pure importante. 4 anni di contratto per lui vanno più che bene. Clausola rescissoria non la voglio manco io. Vediamo quanto prende di stipendio o di cose. Allora, stipendio, quanto prenderà di stipendio, ragazzi? 15.000 facciamo? Proviamo con 15.000, mi sa che pure è troppo. Ah no, sì, troppo. Ok, siamo riusciti a prendere Pinamonti, ragazzi. Andiamoci a fare gli allenamenti con i nostri giocatori. Per ora abbiamo Kean, Pinamonti e La Mantia. E adesso dobbiamo andare a puntare il secondo attaccante. Tanto al centrocampo siamo a posto, quindi avanziamo e vediamo se ci arriva qualche offerta. Offerta per Sensi mi pizzica un po', però Sensi lo voglio tenere perché sennò non avrei un centrocampo. Già siamo a fatica. Intanto Fiamozzi venduto, quindi sono altri soldi. Ci è arrivato pure il resoconto finale su Favilli. Bani non lo vendiamo, anche se sono 3 milioncini buoni buoni. Fiamozzi venduto e ci siamo guadagnati 1.500.000 in più. Andiamo a dare un'occhiatina al nostro Favilli, 71, 3.900.000, non è neanche tanto. Possiamo andarci a buttare pure sul nostro, prendere un altro, a vendere un altro giocatore. Intanto Ken si avvicina all'80, ottimo. Così continuiamo ad avanzare, ci avviciniamo verso il primo turno di Coppa Italia. Andiamo a muovere col calcio mercato.
Ok, partita in casa, Lecce Padova. Io me la voglio andare a giocare immediatamente perché voglio provare. Sono troppo curioso di vedere il nostro Lecce come funziona, però non possiamo giocare perché ci mancano giocatori, quindi se la nostra formazione funziona con i nuovi acquisti, abbiamo comprato Mancini, siamo riusciti a prendere Ruggeri a sinistra, Tonali in centrocampo e Pinamonti in attacco. Inizia a girare dopo i primi acquisti, la prima campagna acquisti che sta facendo questo Lecce, ancora in cerca di un altro attaccante. Per ora siamo riusciti a rinforzare il nostro Lecce con Tonali, Pinamonti, Mancini e Rogerio, ragazzi. Oggi vedremo come funziona la nostra squadra con i primi acquisti e inizia subito il Lecce con Pinamonti perché hanno subito il Lecce che attacca con Tonali, Tonali ancora perché hanno 1-2, ancora Tonali che vede l'inserimento di Faraoni, Faraoni di velocità subito per Pinamonti, Stojan subito la prova a buttare in mezzo, vediamo se ci arriva qualcuno, Banku ci arriva appena appena, Sensi ancora per Kean, ancora Kean che mantiene il possesso palla, Pinamonti prova il tiro al volo, subito Merelli para, subito primo boato del Lecce dopo 4 minuti, prova a ripartire subito il Lecce di velocità. Ma c'è il nostro Sensi che chiude bene, ancora il Lecce, bravissimo con Tonali, ancora Tonali per Faraoni, Faraoni ancora per Stojan, ancora Tonali che la spinge verso Rogerio, Rogerio 1-2 con Sensi, Kean, ancora il Lecce con Sensi, Sensi che cerca l'inserimento per Stojan, ancora Kean per Pinamonti, si prova a girare, prova Kean nel tiro, ma niente, ancora il Padova che prova a spazzarla via, Padova che prova a ripartire, la passa verso Cappelletti, Cappelletti ancora per Massi, Massi per Della Rocca. No, prova l'inserimento per Kitagawa 1-0 Padova al 18esimo. Segna il cinese, penso che sia il cinese, però bella azione del Padova, non posso dire niente. Padova, Lecce subito sotto dopo 18 minuti, vediamo come reagisce. Ancora Lecce con Banku, Banku ancora per Kean, ancora Kean, vede l'inserimento per Banku, Banku 1-2 con Kean, ancora Kean, Kean che prova l'inserimento, la passa indietro per Sensi, ancora Sensi che cerca Pinamonti. Ma niente, ancora il Padova che prova ad attaccare, Sensi chiude bene, Bani, Bani ancora troppo lunga per Sensi, ma ancora il Lecce che prova a recuperare con Stoia, Stoia in inserimento per Pinamonti, Pinamonti per Kean, mamma mia, s'arrabbia Kean, vicinissima all'1-1, vi rivediamo i replay, tiro di Kean, anche se ci è arrivato mi sembra una deviazione, però Kean che sfiora il palo più lontano. E adesso il Padova che la prova a ributtare lunga, 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 lunga. Vediamo se ci arriva. Ancora il Padova che sbaglia, ma ancora Stojan. Stojan ancora per Pinamonti. Pinamonti, skin, la passa per Tonali. Tonali ancora per Kean. Kean vede l'inserimento di Pinamonti che prova il tiro al volo subito. 1-1. Esordio col gol per l'ex interista Pinamonti che porta l'1-1 al 26esimo. La pareggia proprio lui. Bellissimo gol, bellissimo assist del nostro Kea. Si stanno iniziando a capire e si ritorna in parità ancora il Padova con Della Rocca, ancora Della Rocca che passa per Cappelletti, Cappelletti per Capelli, ci arriva Kean, bravissimo che anticipa bene. Stojan prova a cambiare il lato per Banku, Banku di testa, ma scivola, recupera la palla il Padova con Trevisan, ancora il Padova con Madonna, Madonna ancora che la passa verso Della Rocca, Della Rocca ancora 1-2 con Madonna. Ancora Della Rocca che prova ad avanzare, super line del centrocampo, ma ancora Cassi, ancora il Padova che adesso attacca, chiude benissimo il nostro Rogerio che la passa per Sensi, Sensi che la cambia per Stojan. Ecco adesso il Lecce che prova a ripartire con Pinamonti, Pinamonti bravissimo per Stojan, Stojan si fa tutta la fascia, ancora Stojan che avanza, la prova a buttare in mezzo per Banku, 2-1 ragazzi al 34esimo. La ribalta il Lecce dopo i primi 10 minuti un po' bui, dove il Lecce torna in vantaggio 2-1 al 35esimo, sono bastati 35 minuti. Questo Lecce ancora per Pinamonti, Pinamonti cerca l'inserimento per Kean, ancora palla del Padova con Della Rocca ancora per il compagno, ma capisce tutto il Lecce, ancora il Lecce con Tonali, Tonali inserimento per Kean che non ci arriva, chiude in rimessa laterale al 45esimo, la difesa del Veneto, ancora il Lecce con Tonali, Tonali ancora per Sensi, ancora Ruggero, Ruggero per Banku, 1-2 fra i due
compagni di squadra ancora Sensi, skin di Sensi, prova la finta, finisce il primo tempo 2-1, bel Lecce. È stato un bel Lecce, mi piace questo Lecce. Manteniamo così la squadra, visto che non abbiamo neanche tantissimi sostituti, dovremmo fare un po' di vivaio. Ancora il Padova che prova per questo Cassi, ancora il Padova che adesso prova ad attaccare con Delgava, ma capisce tutto il nostro Rogerio che la butta indietro per Plizzari, passaggio lungo 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 verso Stojan che ci arriva, aggancia malissimo Pinamonti, ma recupera la palla ancora il Lecce che lotta. Ancora il Lecce con Banku, Banku prova l'inserimento in mezzo a 4, ma ancora palla del Padova, ancora il Padova con Zammataro, bravissimo il nostro Stojan, bravissimo, 1-2 con Pinamonti, ancora Stojan, Stojan che la prova a buttare in mezzo, mamma mia che palo di Banku, che palo di Banku. Vediamo se possiamo fare qualche cambio, i nostri giocatori sono stanchissimi, non abbiamo centrocampisti, quindi niente ragazzi, dobbiamo... No. Però adesso che ci penso possiamo fare una bella cosa. Allora, Rogerio lo possiamo alzare e io proverei, anzi userei Calderoni, alziamo Rogerio lì come esterno sinistro, tanto Rogerio può fare il doppio ruolo. Intanto esce Banku, bellissima partita per lui. Proviamo un po' tutta la squadra, anche questo Calderone è da provare per la nostra Serie A che inizierà fra pochissimo. Intanto ancora Lecce con Kean, ancora Kean, Kean si ferma ancora. Rogerio, Rogerio, vede l'inserimento di Stoia, Stoia 1-2 con Rogerio, Rogerio che prova il tiro dall'altra parte. Arriva Stoian 3-1 al 92esimo, la chiude Stoian con numero 8 e Lecce che passa al secondo turno di Coppa Italia. Era una partita di quelle sperimentali questa, dove voleva vedere se il nostro nuovo Lecce riusciva già a capirsi ed è successo così, applausi e tutti contenti contenti, anche Fefè esulta per questo 3-1 in zona Ceccarini, ancora il Padova sotto i due gol, ormai aspettiamo solo il fischio ed eccolo qui ragazzi, il Lecce ufficialmente passa al secondo turno. Non me l'aspettavo subito comunque un botto così del Lecce, un bel 10-2 per noi. Ok, il Padova, ragazzi, vabbè, è una squadra comunque che era arrivata dalla C, però ragazzi, c'è stato questa partita ci ha fatto capire che abbiamo una buona rosa. Non punteremo l'Europa, come vi dico sempre, perché l'Europa è impossibile puntarla subito dopo la prima stagione, già che siamo in A. Andiamo a vedere, ci è arrivata un'offerta per Banku. Banku non lo vendo perché è stato anche il nostro giocatore che ci ha fatto chiudere definitivamente la partita. Avanziamo verso la prima di campionato dove, se non erro, avremo il Sassuolo, sì, e poi ragazzi la possiamo chiudere qui. Allora, due offerte, un'altra offerta per Banku. Banku non lo diamo via. E conferenza stampa pre-campionato. Avanziamo verso la prima di campionato, l'esordio ragazzi che faremo a Lecce appunto contro il Sassuolo, anche il Foggia è tornato in Serie A e niente ragazzi, detto questo vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per tutti gli iscritti e per tutte le persone che mi seguono, ditemi che ne pensate di questa prima partita dove Lecce a parere mio si è fatto già capire chi comanda. E niente ragazzi, un saluto al vostro Fefe Channel, bella!